Amici, riconoscete queste montagne? Sono le piccole Dolomiti e come vedete sono completamente innevate. Il sole fa capolino e comincia a riflettere sulla neve e il colle di Santa Giuliana ci guarda imponente. Quello che vedete spuntare adesso si chiama Baffelan, un dentone roccioso bellissimo. E questo, invece, è il Passo della Lora. Eh sì, io abito a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, famoso per le sue acque minerali curative. Questo è il centro termale dove vennero la regina Margherita e tanti personaggi famosi, poeti, studiosi, atleti e militari. Lo sapete che è stato proprio qui che le truppe tedesche del comando nord-est hanno firmato la resa? A me piace la storia! Non è bello con la neve? Potete vedere il mio paese. Non è carino? È adagiato in fondo a una valle e circondato da monti bellissimi, le piccole Dolomiti. Lo chiamano anche Conca di Smeraldo, perché quando non c'è la neve è immerso in un verde bellissimo e molto intenso. Ecco, vedete? Oggi vado qui. Ci salgo con tutti i miei amici perché oggi è una giornata speciale. È domenica e si va finalmente a sciare. Stanotte ho fatto tanti bei sogni nel mio lettone. Anche il mio fratellino nel suo letto aspetta il momento di alzarsi. Ieri sera ho preparato tutto, ma proprio tutto! Non vedo l'ora suoni la sveglia! Eccola finalmente! Dai, dai, svelta! Oh, mamma, che sonno ancora! Dai, muoviamoci! Colazione, vestirsi e via! Mi sembra di aver sentito suonare un clacson, che sia arrivato il mio maestro di sci! Guarda, c'è anche il mio cuginetto che sale a Recoaro Mille con me! Sono arrivati i miei amici a prendermi! Meglio sbrigarsi! Ciao, a dopo! Oggi andiamo alle Casare Asnicar, presso il centro fondo Le Montagnole, un posto incantevole dove il nostro maestro di sci ci aspetta per una lezione. Ma ci ha promesso anche una sorpresa. Chissà cosa ci farà fare di bello. Eccoci arrivati al centro fondo Le Montagnole. Guardate che paesaggio stupendo! Il ritrovo è presso il piccolo centro polifunzionale che funge anche da biglietteria. Il centro è dedicato a Manlio Soldà, imprenditore locale famoso in tutto il mondo per le sue scioline. Avete visto le case che tetto hanno? Sono bellissime! Hanno il tetto molto spiovente perché un tempo nevicava molto di più. Era fatto di un particolare cannetto che purtroppo oggi non esiste praticamente più. Vi siete accorti che siamo in un posto particolare? Qui tutto ci ricorda che i nostri antenati erano di origine cimbra. Che sole fantastico! Tra un po' ci sposteremo verso la casetta cronometristi per iniziare le lezioni. Guarda, i miei amici stanno salendo con molta calma. Ecco, finalmente sono arrivati anche i maestri. Ma cosa stanno facendo? Ah, bene, ci stanno chiamando! Eccoci, stiamo arrivando! Il maestro ci fa lavorare subito a secco, cioè senza gli sci. A
me piace molto, mi diverte. E poi con queste giornate... Eccoci, adesso con i bastoni in mano sembra quasi di fare Nordic Walking. Oh, finalmente ci fanno prendere gli sci! Ehi, attenzione, c'è sempre qualcuno che scivola! Eccoci scatenati prima di iniziare la lezione! Vi piace? Vuole che facciamo un pochino di alternato. Beh, dai, ci proviamo. Passo, spinta! Piano piano che arrivo anch'io! Questo è quello che vedono le vostre ginocchia. Che bella la neve! Neve fresca? Ma sì, dai, se lo dice il maestro! Però quante cadute! Beh, se poi cade il maestro... Succede? Hanno visto la telecamera e allora tutti contro! E io me la rido! Eccoci impegnati con degli esercizi con un solo sci! Che forte! Sciare con un panorama così alle spalle non ha proprio prezzo. Che dite, ragazzi? Vedete, qui non facciamo solo fondo, ma ci divertiamo anche con il bob e le slitte. Ehi, sono arrivati anche dei nuovi amici. Credo che il maestro oggi voglia insegnarci la tecnica skating. Ecco, lo sapevo, esercizi di velocità. Andiamo! Senza bastoni è proprio come pattinare. Volete provare con noi? Bello quando il maestro ci fa i complimenti. La ricerca dell'equilibrio, ma anche la sicurezza con quei cosi gialli si impara molto. Questo passaggio mi piace da morire. Io lo faccio così. Ma a dire il vero andrebbe fatto come lo fanno i miei amici. Porta in alto le mani. Retromarcia! Ecco finalmente una delle due sorprese che ci ha promesso il maestro.
Ma che cos'è? Ma sono le carabine da biathlon! Che bello! Il biathlon è uno sport che abbina lo sci di fondo con il tiro con la carabina. È difficile, ma è una super figata! Non è per niente facile, la posizione è particolare. Ma che soddisfazione quando fai centro! No, la carabina non è pericolosa. È un fucile ad impulso laser. Devi centrare un bersaglio che poi si illumina. Volete provare anche voi? Dai, venite a trovarci! Ma il maestro non si accontenta. Ci insegna anche ad usare carta e bussola. Sì, è importante sapere dove si è. Cosa dite? Bene, la nostra giornata si è conclusa e adesso si rientra a casa. Manca ancora una discesa. Io la faccio piano piano, ma gli altri corrono! Spero proprio vi siate divertiti a stare con noi. Adesso però vi aspettiamo sulla neve. Ciao!